per imporre cosa? Una certa... Posso raccontarti questa, Francesco? Sì. Più divertente. Voi sapete che dal Gazzettino del 28 giugno 1998 e dalla Repubblica del 28 giugno 1998 la Chiesa perdona le streghe, cioè la Chiesa intende fare questa ammenda, cioè per perdonare chi ha ammazzato, no? Bene, mentre avviene questo ufficialmente, abbiamo un altro articolo sul Gazzettino, che però non ho la data, comunque è a firma di Giancarlo Granziero, dove si pubblica un libro in cui si dice che l'Inquisizione fa meno paura, in fondo non è neanche stato sto granché sta cosa, no? Allora, da una parte abbiamo un'operazione di stampa che si dice che l'Inquisizione contro le streghe in fondo è una cazzata. Dall'altra parte abbiamo il Papa contritto che perdona le streghe. E guarda caso, dalla Repubblica del 28 giugno 1998 al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione si stanno organizzando per dichiarare guerra alla New Age. Per cui ripartirà un'altra caccia alle streghe. Ora, per riuscire a capire un attimo che cos'è stata questa caccia alle streghe, che Wojtyla vuole perdonare le donne, o vuole perdonare... vuole perdonare chi è stato interrogato, vi leggo un attimino da Magistrati e Streghe della Francia del 600. Gli strumenti della tortura interrogatorio variano a seconda dei tribunali. I giudici lorenesi, descritti da Deschambre, impiegano un arsenale articolato in quattro gradi: carboni accesi, cavalletti, strumenti di torsione e tratti di corda. Che divertente, sì, parliamo. Si erano clementissimi proprio. I giudici del regno distinguono anche fra una tortura ordinaria e una tortura straordinaria. In effetti non fanno che variare le sofferenze allo scopo di non indebolire la resistenza della vittima oltre un certo limite, già che essa deve potere ogni tanto rispondere alle domande costantemente ripetutele dal giudice. La capacità di resistenza di cui fanno prova gli accusati è piuttosto considerevoli. Sostenuti dalla loro stessa fede, essi sono convinti che Dio, Gesù e tutti i santi invocati all'inizio delle loro sofferenze gli concederanno la forza necessaria per resistere al giudice tentatore, per non commettere spergiuro confessando ciò che non hanno commesso. Da questo punto di vista la tortura, come l'immersione nell'acqua, diviene una sorta di giudizio di Dio, di cui i giudici rispettano il significato dopo averne prolungato le sedute sino al limite del possibile. Ma quale che sia la resistenza fisica e morale degli accusati, la tortura raggiunge nella maggior parte dei casi il suo scopo, e la cosa si spiega: molti preferiscono la morte rapida alla prosecuzione delle lunghe sedute che comportano sofferenze terribili. Wojtyla non ha un cazzo da chiedere scusa o da perdonare. Wojtyla deve solo suicidarsi, cioè ha fatto talmente tante vigliacate, tante porcate, che deve cacciare il macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè deve dire che questo povero pazzo davanti al quale lui mette in ginocchio i bambini è solo un povero pazzo, per cui lui chiede perdono, è una cosa sua, ce lo so fare i suoi, e non ha niente da perdonare, ha solo da mettersi in ginocchio perché è un verme e deve cessare di stuprare persone. Sì, no, beh, sul discorso della criminalità della... E fermare Comunione e Liberazione, perché stanno tentando di fare la stessa operazione. Beh, e l'Opus Dei cosa sta facendo? Ecco, allora, tanto per associarmi a delle cose che non sono storiche, pensiamo alla criminalità del pensiero cristiano contemporaneo. Io leggo da un piccolo opuscoletto dedicato al fondatore dell'Opus Dei, un monsignore che cura l'Opus Dei per incarico del Papa, dice: fa, solo il Dio sofferente sulla croce può salvare l'uomo che soffre e donargli la felicità che il mondo non può dare. Cioè, rendetevi conto del tipo di affermazione fa. Il cristiano, perché crede e spera in Cristo, ciò non elimina il male nel mondo, non ci sarà mai pace totale sulla terra, perciò di conseguenza, siccome la pace può essere solo fatta da Dio in paradiso o nell'altro mondo, i cristiani possono benissimo massacrare, distruggere, possono continuare con l'Inquisizione, possono fare qualsiasi cosa. Ma io voglio aggiungere una cosa sul discorso che ha intavolato Claudio, del discorso delle streghe. Benissimo, a parte che loro non chiedono perdono, perché chiaramente è stato affermato che loro faranno un convegno segreto, a cui nessuno può partecipare, in ottobre. Benissimo, su questo convegno, di cui se ne parla già da oltre un anno e mezzo, uno studioso italiano, sull'argomento appunto dell'Inquisizione, che è Italo Mereo, che ha scritto il bellissimo libro Storia dell'intolleranza in Europa, e lui si chiedeva: io sono uno dei pochi ricercatori dell'argomento e di questo convegno nessuno mi ha invitato,
Io conosco soltanto poche persone al mondo che se ne occupano dell'argomento e nessuno è invitato. Benissimo, noi sappiamo che sono invitato da 50 persone e tra queste 50 persone sono soprattutto teologi. Adesso non so come potrà uscire una verifica del genere. Ma loro non chiedono perdono, loro creano una serie di dossier e dopo, testualmente, fa il Giovanni Paolo II nella sua piena autonomia farà quello che vorrà di dossier, cioè nel senso che loro non chiedono scusa, loro si mettono soltanto lì, discutono di alcuni casi eclatanti, fanno scena, fanno una bella pubblicità, perché basta pensare che ad esempio un paio di settimane fa sul discorso dell'Inquisizione sull'Espresso è uscita un articolo che si fa Sacrosanta Inquisizione, in cui diceva fa sì, l'Inquisizione è stato un tribunale e ha perseguitato poche persone. Questo non è vero, perché sappiamo che le morti per l'Inquisizione sono milioni di persone, per non parlare di decine di milioni di persone. Sì, anche perché poi rivendichiamo tutto, no? Sì. Cioè, un conto è la strega presa, e dopo tutto il corollario. Io ho su testi di stregoneria, di studiosi della stregoneria di una certa serietà, si parlava anche di 20 milioni di persone morte in Europa a causa dell'Inquisizione. Sì, ma c'è l'indotto, no? È l'indotto. Sì, no, ma anche perché loro sono... 20 milioni su 100 milioni, cosa vuol dire? 150 milioni che gli abitanti d'Europa. Sì, sì, infatti. No, ma poi la cosa che è più assurda, che potendogli riconoscere che fosse anche solo un tribunale, che senso ha inquisire e perseguitare le persone per motivi di tipo io credo in Dio, non credo in Dio, in questo stupido Dio dei cristiani, dei monoteisti? Cioè, questa è l'affermazione. Sì, esisteva l'Inquisizione, dicono, ed era un tribunale clementissimo, ma perché esisteva l'Inquisizione? Che senso aveva questa Inquisizione? Cosa andava a reprimere? Perché posso capire che esista un tribunale di tipo penale che vada a reprimere dei reati. Ma loro andavano ad attaccare principi di gente che voleva pensare come voleva pensare in libertà. Il punto di vista pagano e il punto di vista cristiano. Cioè, mettiamoci d'accordo sui due punti di vista. A me, che vuoi ti la chiedere perdono, non me ne frega assolutamente. Sì, ma non è che neanche noi gli crederemo mai. Deve, primo, risarcire i danni agli eredi, risarcire dei beni che sono stati sequestrati, e per far questo deve tirare fuori tutta la documentazione di tutte le infamie che ha fatto. Se manca documentazione è occultamento. Siccome l'hanno distrutta. Secondo, deve condannare il macellaio che gli ha ordinato di fare questo, cioè deve cacciare via quel pazzo di Dio delle Bibbie affinché non riproduca più il male che ha fatto, per cui deve condannare il suo Dio. Deve condannare il pazzo di Nazareth da cui ha preso ordini, deve condannare tutte quelle che lui chiama le sacre scritture e deve condannare tutti quelli che hanno santificato e che hanno partecipato ai massacri. Quando farà tutto questo e cesserà di mettere in ginocchio i bambini, cesserà di stuprare che non si può difendere, cesserà di... quando verrà fatto tutto questo, allora si può prendere in considerazione la cosa. Però che chieda perdono non ce ne frega assolutamente niente. Le infamie devono essere fatte in modo che non si riproducono più, devono essere più care dell'infamia fatta, altrimenti se l'infamia può riprodursi a noi non ce ne frega assolutamente niente, è semplicemente una cosa, dice sì, non sta a me rompere i coglioni, dai, sì, l'ho fatto adesso, ma adesso ricominciamo da qua. No, il qua nasce anche da quelle malvagità, da quelle porcherie che hai fatto, non è che partimo da qua, col cazzo, partimo dalla storia vecchia, non da qua. Nel qua, che costruisce il qua, che costruisce l'adesso, ci sono tutte quelle infamie. No. Sì, beh, comunque, guarda che il Papa ti ha già risposto e questo non lo potrà mai fare. Anche perché... No, perché guarda, già, cioè tu fai questa richiesta, lui già, il 1° di luglio, è uscito sui giornali la notizia che lui ha fatto una lettera ai fedeli che si chiama A difesa della fede e che ha stabilito... che esige obbedienza a norme che riguardano la fede e i costumi, ma che non sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata. Non accettarle, non trovarsi in piena comunione con la Chiesa cattolica, in sostanza significa essere già scomunicati. Cioè, questa è la risposta loro. E tra l'altro l'hanno imposto con la forza, cioè, nel senso che hanno inserito il documento, appunto, aggiunge d'autorità nel codice di diritto canonico un paragrafo che impone con l'obbedienza rigorosa agli insegnamenti relativi alla Chiesa. Perciò loro hanno detto chiaramente, noi possiamo soltanto fare un'opera di pubblicità, noi possiamo soltanto raccontare qualche frottola, possiamo darvi di intendere una cosa, noi siamo una cosa ben diversa. Esistono due modi per impedire alle persone di leggere i libri. Esiste il modo di distruggere i libri,
ed esiste il modo di distruggere la capacità delle persone di leggere i libri. L'operazione che stanno facendo adesso, esatto, è quella di distruggere la capacità delle persone di leggere i libri. Sì, ma basta pensare appunto tutti quanti tutte le intromissioni che vengono fatte anche dall'aspetto punto di vista politico. Dimmi Giulia. Io vorrei sapere cosa vuol dire appendice a stregoni. Va bene, te lo dico? Dimmelo. Vuol dire che uno che tutto quello che fa cerca di sviluppare il Dio che cresce dentro, il suo corpo luminoso. Qualunque cosa che fa cerca di costruire se stesso. Questo è un apprendista stregone. Ho capito. Ascolta un po'. Tutti i discorsi, no, perché tanto tu hai letto e sei sempre quelle gira di volta. Ma quelli che ti comandano adesso, no, a bacchetto, no, perché comandano a bacchetto. Sì, chi è che comanda? Fammi un esempio. La Chiesa, no? Va bene, dai. Comanda a bacchetto. Ma chi sono loro? Hanno la forza e la tradizione per comandare. Sono mandati da Dio. Ma chi l'ha detto? Loro lo dicono. Ma io non lo so però. Ma io dico che imbrogliano. Appunto. Ma chi è mai venuto qui a dire qualcosa? Chi ha mai si è fatto mai vedere? E loro Dio non potrà neanche mai venire perché non esiste. Loro Dio non esiste, come fanno poverini? Devono inventarsi qualcosa. Ma sono imbroglioni. Ovvio, è quello che stiamo dicendo. Ma scusa un po', però sono bravi a imbrogliare la gente. Sono dei bravi venditori. Sì, perché guarda che comandano a bacchetto, vedi? Ma cominciano fin dai bambini appena nati, Sì, guarda, quella ce l'hanno in cui caffè, ma adesso anche non è che riescono tanto più. No, non riescono ancora, sai, anche ci stanno... ce l'hanno inculcata bene, Sarà dura. Ma per loro adesso è un po' più duretta. No, ma guarda che adesso diventano anche musulmani, sai. Sì, ma infatti... Tutti stanno al potere, diventeranno musulmani. Sì, beh, si alleeranno comunque, c'è un'alleanza. Sì, c'è un'alleanza. No. Certo. Perché, ma stai un po' a sentire, Maometto non è venuto dopo Cristo? Sì, nel 600 circa, sì. Era sposato, no? Sì. Qui gira, come si chiamavano? Sì, Fatima mi sembra. Aveva 13-14 mogli, quante mogli aveva? Beh, uno più importante, poi non so quante mogli si aveva. Sì, ne aveva una anche di 9 anni. Ma questo non lo so. Io, sì, vabbè, può, sì, 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 ma d'accordo. Non mi ricordo dove lo va so. Bene. Comunque nel Corano deve essere scritto anche. Sì. Comunque, è anche pedofilo tutto sommato. Beh, sai, ne ha fatte talmente tante di sporchi, ha fatto tanti quei massacri, perché lui era un commerciante, no? Lui dopo si è ritirato a Medina, lì, ma prima non era uno stupido, però, sapeva bene imbrogliare la gente. Sì, era analfabeta comunque. Però, ma lui ha testa tutto sommato, perché è riuscito, diciamo, a imbrogliare in una maniera talmente... Furba, sì. Talmente furbista, certo. che cioè, deve essere stato un bel destriero, no? Ma c'erano tanti, sai, quei tempi. C'erano tanti a quei tempi. Sì. Sì, anche adesso. Ma scusa, Taldo, questa religione si ammassano, si inchinano, fanno coprire i volti alle donne, fanno di tutto, perché quante ne senti. Ma dove siamo? Siamo là, siamo nei paesi arabi, le loro tradizioni, fra virgolette, le chiamano così. Ma perché il Papa non li contesta questi? Perché sono futuri alleati. Perché gli vanno benissimo, anzi guarda, pensa che addirittura vanno a sgozzare i bambini, meglio così il Papa non potrebbe andargli. Hai mai sentito incazzarsi ferocemente il Papa perché sgozzano i bambini? Tu questo non lo sentirai mai, però sentirai il Papa parlare contro chi ha rapito qualcuno, ha rapito un imprenditore, quello sì, ma sgozzare i bambini al Papa va benissimo. Ma perché non danno soldi alla chiesa, alla scuola di cattolica? Cioè, io non vorrei sgozzare nessuno, né l'uno né l'altro, se per questo. Sì. Perché la mia coscienza non me lo permetterebbe mai. Ma quello di nessun uomo, ma il Papa non è il prete non è un uomo. È uno che si diverte a mettere in ginocchio che non si può difendere. Secondo me quando sono giovani li inculcano, quando vanno in seminario. Allora c'è una parte di propaganda, sì. E poi c'è la convenienza. Poi non sanno più cosa fare e devono continuare a farlo. Sono due cose insieme. Quando questi hanno capito ci rimangono là, capiti, perché vivono bene, eccetera. No? Però...
Comunque, io vorrei che questo mondo si svegliasse un pochino, eh. Per una volta un po' sì, un po' no, a volte si sveglia un po' di più, poi si addormenta un poco. No, non per cattiveria, non perché io, guarda, mi fa pena a tutti, ma veramente, no. Non avrei mai la neanche di uccidere una mosca, neanche di fare male a nessuno. Ma io quando sento queste cose, guarda, ti dico la verità, mi viene, non so, ma no, ma sarà la mosca, ma sei quelli io. Ma non la mosca, capito? No, loro hanno bisogno di qualche martire, sai, meglio non ammazzarli loro. No. No, anzi loro hanno bisogno di martire. Ma che cavolo che vogliono, mica scherzi, sai. Ma possiamo cambiare noi un po' la volta. Ma qui. No, ma ti dico, adesso vedono che con gli europei, eccetera, non riescono più tanto, capisci? Perché si sono un po' svegliati, no? Ma adesso vanno dai musulmani, si alleano con loro, capito? Sì, e poi arrivano sempre freschi, capito? Tanto adesso arrivano in Europa migliaia di musulmani. Ma vedi che sono loro che vogliono questo, ma ti devono noi, capito? No, sono le condizioni della vita che portano a questo. Dopo loro sfruttano queste condizioni, sono le condizioni della miseria. Non ti credere che tutto sia una volta, guarda, hanno sempre vissuto, ci sono i magnati, è tutta una favola, credi a me, guarda. Non credi a me, guarda che piuttosto di quelle povere donne che vanno sulle strade a fare che sono sfruttate, io credo che stanno a casa a mangiare patate, vedi, molto vedi amica fare. Mia, vedi, 10 anni fa, no? Se andavo da un ragazzino dell'Unione Sovietica a chiedere cosa avrebbe voluto fare da grande, ti avrebbe detto voglio fare l'ingegnere, voglio fare l'astronauta. Adesso se vai all'Unione Sovietica e chiedi a un ragazzino cosa vuole fare, dice voglio fare il gangster. Se chiedi a una ragazzina cosa vuole fare, dice voglio fare la puttana. L'Unione Sovietica è cambiata proprio perché i cristiani volevano che cambiasse. Anche io volevo che cambiasse. Dai, anche là non era tutto esatto. Ma è stato distrutto l'attenzione di questo c'era il potere grosso, dai, guarda chi va bene, vedi amica, tu devi sapere una cosa: se tu togli un mattone da una casa non è detto che la casa non crolli, per cui se oggi ti trovi la prostituzione sotto casa, lo spaccio dell'eroina, cioè, devi pensare che è stato fatto anche per questo, cioè è stato distrutto per esempio l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, anche perché per spacciare l'eroina sotto casa tua è stata distrutta perché non avevano più per fornire le armi in tutto il mondo, adesso ne forniscono stesso, però guarda che una volta fornivano tutti, gli hanno fornito l'Iran, ma anche gli americani tutti. va bene, guarda, d'accordo, sono d'accordo con te, metti via la politica perché la politica vedi, è porca, non è politica, a sinistra sono tutti uguali, credi a me. Va bene, d'accordo. Ciao. Il problema non è politica, ma come dice Wojtyla, a noi non ci interessa la politica o i partiti, ci interessa la vita, ci interessano le tensioni della vita. Anch'io volevo che l'Unione Sovietica cambiasse e si modificasse, però non volevo distrutta, cioè non volevo di riempire l'Europa, scusate, di prostituzione o di eroina. Cioè io non volevo che le ragazzine sovietiche venissero a battere a Roma, Milano, eccetera. Questo io non lo volevo. Cioè la distruzione, volevo la distruzione di un regime, volevo i cambiamenti, volevo la libertà delle persone, ma non volevo riempire l'Europa di eroina. Teniamo presente questo, sono due cose diverse. D'altronde il monoteismo si può affermare soltanto dove c'è la povertà, lo squallore, cioè nel senso questo è un classico, perché lo vediamo anche nei paesi islamici, dove esiste la povertà possono arrivare i fondamentalisti islamici con i soldi di chi produce il petrolio, dei soldi dell'Arabia Saudita, dell'Iran, e possono su questa povertà con pochi soldi portare la gente con se stessi. Cioè, l'ultima telefonata, ma sì, va bene, dai. Abbiamo l'ultimo insulto. Pronto? Spera che ti metto in diretta! Aspetta, dimmi ancora. Comincia a riprendere a scuola perché si trovi in alfabeti tutti e tre. Grazie. Tutti quelli che io ho telefonato prima. Grazie. Questa persona qua ha bisogno lei di fare qualcosa, di educarsi un attimino al confronto. Il fatto è che noi gli diamo il telefono e lei non sia capace di usarlo dimostra l'incapacità culturale di affrontare le cose. Forse è lei che deve andare a scuola di buon carattere, di buon comportamento, e forse può formulare
delle accuse migliori che dire agli altri siete ignoranti. Forse appunto si attribuisce agli altri l'ignoranza quando si è ignoranti. Cioè, uno manifesta le cose che agli altri, attribuisce le cose agli altri quando lo è. Il pericolo grosso che dà il monoteismo è quello di far pensare che un problema piccolo sia una montagna. Per esempio, ho sentito delle persone che per un furto di uno zingaro dicevano che i zingari bisognava ammazzarli tutti. Cioè, per delle cose che rompono le scatole, che danno fastidio, cioè delle piccole cose tutto sommato, non sono grandi cose, dovevano ammazzarli tutti. Cioè, addirittura tutto il sistema sociale andava distrutto perché una cosa gli dava fastidio. Cioè, rendetevi conto, se questo metodo lo usiamo in maniera... Ecco, io voglio dare un piccolo raccontino. Stavo cercando per Radio Gamma 5 qualche sera fa per sentire la trasmissione e purtroppo ho scoperto in quella foglia che si chiama Radio Maria. Bene, c'era una signora con una convinzione non tremenda. Prendiamo telefonate. Una convinzione tremenda diceva fa: il Papa giustamente ha affermato che chi pensa che sia giusto l'aborto commette già il peccato di aborto. Cioè, questa è l'affermazione, cioè arrivare a questo punto. Quello già significa la criminalità. Cioè, che tu non puoi neanche affermare una cosa, ma il pensare una cosa già ti pone in una condizione per loro di inferiorità e che sei di impeccato. Cioè, questa è l'atrocità su cui loro possono basare la loro forza. Cioè, dire fa. Tu pensi che l'aborto possa essere giusto se già commetti già un peccato e devi essere sottomesso appunto al Papa, devi chiedere perdono e non potrai mai essere perdonato. Questo... Pronto velocemente. Pronto? Se vuoi velocemente, ciao. Pronto, stai attento. Sai, forse sei anche un bravo ragazzo, no? Hai detto che non ti piace offendere la gente, no? E non ti piace essere offeso anche. Chi ha detto questo? È giusto? Chi ha detto questo? Sì, come? L'hai sempre detto? Che se la gente ti dice qualche cosa, non vuoi ingiurie te? Perché? O no? Ma non so, guarda, ma pensa che è un'ora che dici di quelle parole che non stanno in cielo né in terra. Bene, ciao. Ma non capisci mica. Ciao. Fai il tuo amico là, malato il cervello. Vabbè, grazie per il malato di cervello. Sì, no, ma infatti... La trasmissione finisce qui. Io vi saluto, sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do Francesco e ci vediamo stasera alle ore 19. Aggiungo un'ultima cosa. All'ultimo ascoltatore, si faccia un giro alla libreria Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso, dove potrà recuperare un bellissimo libro che parla delle nefandezze di Madre Teresa di Calcutta. Ecco. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo con l'agguato e a questa sera con Sentiero d'Oro e qualcos'altro che vi racconto. E uno malato di cervello vi parlerà, naturalmente chi non vuole ascoltarmi ascolti pure voi Tila. Grazie, ciao.